Quindi sei piatta. Cacchio. Ebbene sì, la terra è piatta. Avete visto quel servizio delle Iene qualche giorno fa? Non voglio dire niente a tal proposito perché è imbarazzante solamente rispondere. Evidentemente una trovata pubblicitaria per ritagliarsi un po' di spazio sul web. Chissà, magari guadagnare con YouTube, guadagnare essendo ospiti in qualche trasmissione. Cose del genere, suppongo. Però la cosa inquietante è che sembra ci siano delle persone che ci credono davvero a questa teoria della terra piatta. Cioè, sono fermamente convinte che la terra sia piatta piuttosto che un ellissoide di rotazione, per intenderci subsferica. Io volevo approfittare di questo video, insomma, per mandare un messaggio a Elon Musk. Lo conoscete, imprenditore americano, grande imprenditore, ha fondato Tesla, ha fondato SpaceX e da qualche anno sta lavorando seriamente per creare una colonia su Marte. Concedetemi giusto un minuto che, insomma, gli mandiamo un messaggio, Elon, I would propose you to build a big spaceship. A big spaceship with sofa, maybe with some hot chocolate or coffee, tea, you know what I mean? And please don't forget Wi-Fi. Then we can invite these people that believe that Earth is flat. We can invite these flat Earth believers to take part to a space trip. Once they will be in orbit, they could see that Earth is actually flat. After that, I would propose to send them to Mars directly, as they can see that Mars is flat as well. But we will not tell them that the spaceship has fuel for one way only.